Ciao a tutti, vi faccio guardare come creare questa sagoma, come trovare una immagine come questa in internet, come editare per fare G-code per tagliare polistirolo e come stampare queste due facce a una stampa normale e tagliare. Per creare questa sagoma, prima lo deve trovare. Io entro a Google e scrivo papai, o p o p y e sagoma, sa go ma. Deci così, papai sagoma e faccio invio e vediamo che esci al, io faccio clic a images, immagini, così, e vi dico un piccolo segreto, diciamo un piccolo vantaggio, che in questa striscia sopra c'è una casella che scrive tools, mio in inglese, mio Windows è in inglese, a voi in italiano se è possibile che scrive altra cosa. Deci facete clic a Tools e esce una riga sotto con una casella che scrive tipe, questa tipe. Deci facete clic a tipe, tipe, e da tipe scegliamo Clip Art. Dice Clip Art. Adesso vediamo che le immagini sono un po' più adattabili per tagliare perché c'è un bordino nero in giro, quasi tutti c'è un bordino nero. Noi prendiamo questa immagine da qui, questa, facciamo clic e facciamo clic destra, deci mouse clic destra e salva immagine con nome, salva immagine con nome e cambiamo il nome di immagine che adesso è una stringa con caratteri, scriviamo PO Papai, deci Papai. E o salviamo in downloads, se salva noi, e ci salviamo in downloads, papai, save. Adesso apriamo questa immagine con Microsoft Paint, vedete qua, Paint. Da questa casella, open. Andiamo in Downloads dove hanno salvato e prendiamo Papai. Così. Adesso andando di nuovo qui e andando in proprietà, qua, a proprietà. Vediamo che questa immagine ce l'ha 72 dpi. E dimensione è in pixel. Noi facciamo in centimetri, deci facciamo clic qua a centimetri e vediamo che immagine è 28 centimetri per 54 centimetri. È una immagine abbastanza grande che non entra una foglio A4 come ce l'ho io questa stampa qui. Deci è più grande per questa stampa normale che deve fare immagini. Per questa, deci facciamo anche una prova, se facciamo print, deci qui facciamo print, deci print preview, dove print preview,
page setup e facciamo portrait e qui facciamo adjust 100% per uscire immaginea esatto come esce. Vediamo qui che l'immagine è troppo grande e che significa che non esce, come si vede anche qua, non esce intera immagine. Per questa, chiudiamo questa finestra così. Per questa o deve diminuire col bottone resize, facciamo 40%. Deci adesso è 100% e facciamo 40%. Deci 40%. Deci così, 40%. Ok. Immagine, vediamo adesso che è più piccola e facendo di nuovo print e andavo in print, deci facciamo print preview. Vediamo adesso che immagine è abbastanza quanto foglio, non mai esce fuori di foglio. Deci diciamo che è una immagine buona. E andiamo di nuovo in proprietà per vedere che dimensione ce l'ha. Deci, di nuovo si è trasformato un pixel, facciamo centimetri. Deci, immagine avrà 11 centimetri per 21 centimetri, esatto come è questa immagine da qui. Questa c'è 21 centimetri per 11 centimetri. Salviamo. Non salviamo, deci questa lo prepariamo per stampare. Io adesso anche lo stampo, deci metto USB qui, metto USB qui e faccio un print. Deci faccio print preview e posso fare print. Deci facciamo print. Aspettiamo per si stampare, deci per uscire. Questa è perché esce per una parte. Deci facciamo così. Deci vedete, ha uscito immagine da tagliare, però questa immagine da tagliare è per una parte, diciamo, è questa parte, vedete questa parte, però noi abbiamo bisogno anche quell'altra parte. Che facciamo? Andiamo di nuovo con Microsoft Paint, chiudiamo queste che dà errore, e facciamo rotate, deci qua. Facciamo rotate e della rotate facciamo flip orizzontale e vedete che immagine se fa in contrario, guardate, e facciamo di nuovo print, deci da qui print preview per vedere, vedete che sta cambiato immagine e quanto immagine, quanto foglio, e facciamo print di nuovo, print, e adesso il stampa fa seconda immagine che lo deve tagliare. Io ce l'ho una stampa bianco nero, però voi se avete stampa color così. Deci abbiamo due immagini in contrario che si deve tagliare come le ho tagliato io qui e si deve incollare per ambele lati. Adesso se noi prendiamo questa immagine
Deci noi am fatto 40%. Tineti, qua e un po' di matematica, un po' di matematica. Deci noi am fatto rescize cu 40%. Che significa? În nostru program, deci eu de vadă în IMGNC, deci IMGNC, deci Costi CNC, Costi IMGNC, IMGNC, deci così deve scrivere, costicnc.it.mgnc. E vediamo che qui abbiamo scale, due parametri importanti, scale e dpi. Scale mettiamo 0.04, che avete visto in Paint, am diminuito l'immagine di 40 volte. Deci di 40 volte, deci invece di 100 ha messo 40 e qua significa che deve mettere 0,4 0,4 e a DPI avete visto un Paint che DPI è 72 DPI, deci entriamo in proprietà e vediamo che sono 72 DPI, deci deve mettere 72 DPI altrimenti immagine non esce uguale. Deci invece di 96 qui scriviamo 72 dpi. Importante è che immagine esce uguale con quella da Paint. Deci facciamo scegli file, prendiamo immagine, papai, così, e vediamo che qui scrive 11 cm,26 per 21 cm,63 63. Adesso andiamo in Paint per vedere se sono uguali. Deci facciamo proprietà. Deci 11 per 21. Deci 11 per 21. 11 per 21 e qua è 11 per 21. Deci in questo momento vediamo che le scritte sono uguali, deci possiamo procedere con tagliare. Facciamo Save G-Code, salviamo Costi CNC in Downloads, deci Save, così, e adesso apriamo da questa icona che sapete già, deci in applicazioni facciamo click e in applicazioni app. Facciamo G-Code Sender, aspettiamo se apre G-Code Sender, din load file, qua load file, open local file, andiamo in downloads e apriamo Costi CNC, deci apriamo Costi CNC e vediamo che è immagine pronta per tagliare, adesso io devo mettere il mio CNC in funzione, mi deve preparare il CNC. Deci io ho preparato il CNC che è pronto per partire, vedete che è acceso. E andiamo adesso così, andiamo connect. Disconnect, facciamo, scegliamo porto 3 com 3, facciamo connect, andiamo load file, facciamo di nuovo un disconnect connect, un disconnect connect. E sento macchine per tagliare questa scritta. Deci sento macchine e CNC comincia a tagliare. Deci guardiamo come taglia. Non so se si vede bene.
Deci talia praticamente cu ăsta polistirolul, cu ăsta polistirolul da cui, per poter incolare sopra, per incolare sopra, queste due immagini che già l'hanno fatto. Deci già ce ne c'ho taglia. Deci vedete che è abbastanza semplice, non serve tanto conoscenze e potete fare anche con i scapè. Voglio dire che questa non è una unica soluzione per fare questo tipo di sagome, sono tanti tipi, però dopo me penso che questa è una soluzione più semplice, più rapida. Fino a imparare a lavorare bene con gli scapè o con altri programmi. Lui taglia, ce l'ha ancora un po' e finisce. Deci mia immagine è 20 qualcosa per 11, non mi ricordo quanto era. E quando finisce da tagliare, vi faccio guardare che il polistirolo tagliato è uscito esatto quanto è immagine fatta con stampa. L'ho un po' e finisce. Vi dico ancora, deci lui deve ritornare in punto di partenza qui, deci dove è quella buco, vedete? Devi ritornare in punto di partenza. Se è tornato in punto di partenza significa che tutto è ok. Prendiamo qui, la mettiamo a tavola, cerchiamo e uscito. E adesso possiamo misurare, vediamo se è come nostra immagine. Deci mettendolo sopra, guardate, è perfetto. Invece è perfetto come immagine, vedete? E se lo giriamo in contrario, è perfetto come questa immagine, come misura. Deci non la mai taglio perché già l'avete visto. Deci questa è già fatto, che l'hanno fatto prima. Deci questa è tutto che deve fare. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto con commenti.